10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quando cerchi una storia, come un visitatore qualunque, immerso in un'enorme biblioteca qualsiasi, ecco che a volte è lei che trova te, per chiederti semplicemente di farsi raccontare. Ogni storia ha il suo tempo, ogni tempo ha il suo nome. Questo è il tempo di Campobasso. Orgogliosa lingua d'osco, coraggio,
contro Roma, alla quale spettava la forca caudina. Anno Domini 878. Questo è il momento in cui, per mano del principe Adelchi, il nome di Campobassi compare per la prima volta sulla scena della storia. Tra i Normanni, contro le truppe papali Vero Dolfo, signore della contea longobarda di Boiano, in cui vive la Civitas Campobassi, feudo di Roberto di Molise. Ferve il commercio ai primi dell'anno 1000 e costruisce la fede le sue case e suonan per le vie le campane di San Giorgio, San Mercurio e San Bartolomeo. Ma presto, grande sventura arrivò, come la notte. Io mi dolevo che nell'anno del secolo nostro 1348, per la morte di tanti amici, tutte quasi mi avesse rapite le consolazioni della vita. Sono 25 anni da che alle nostre orecchie suonò la prima volta il nome orrendo di questo flagello: la peste. Invoca la gente San Giorgio, lo invoca, attaccata da guerre civili feroci, lo invoca contro nuove terribili epidemie e il giovane angelo appare a capo di un esercito e libera la città dal male invasore. Così diventò a voler dei cittadini patrono della città, giusta bolla del 16 aprile. Correva l'anno 1661. Conte Nicola Monforte, uomo di guerra, dotò la città dei più moderni concetti di difesa. La ricostruì dopo il terremoto di Santa Barbara e ricostruì il suo castello con torri circolari, cinte murarie e artiglierie. Ribelle, condottiero intrepido e determinato, coniò monete d'argento e di rame, una croce e una parola: Campobassi. A sud-est dell'Oratino giace la città di Campobasso, alle falde d'un monte che la difende da venti boreali. La medesima si distende da oriente all'occidente. Ha bellissime passeggiate.
i suoi mercati, le fiere e il passaggio per la provincia l'arricchiscono oltremodo. Ha terreni mezzanamente buoni. Qui vi si ammira un gran numero di scarpari, qui vi cappellari, ferrari, mercatanti e venditori d'ogni sorta di bisognevoli. La città è nobile. La popolazione di questa città, da tempo antichissimo, è divisa in due fraterie. L'una detta della Trinità, l'altra Santa Maria della Croce. Nel XVI secolo sorse contesa tra queste due chiese per la precedenza nelle processioni e questa disputa scisse di siffatto modo tutti i cittadini che di tanto odio e animosità gli accese che quelli di un partito non più contrassero parentado con quelli dell'altro. Leggenda narra che giovane donna, delicata, e uomo di altra parte, tal Fonzo, amor potente vissero, ma nulla, nulla fu concesso dalla violenza e dal sangue, e quell'amore morì, dentro una torre, distante in guerra, rinchiuso, per sempre. Pace arrivò, forse troppo tardi, ma arrivò grazie a fratel Geronimo, che orgoglioso e quieto diede nuova vita ai due giovani amanti, ora in cielo. Era l'anno 1587. Campobasso, che ama i suoi misteri, segue commossa la lunga processione, ricopre di fiori i gruppi viventi portati a spalla da uomini robusti e leva al cielo voti, preghiere, canti. Thank you.
giace Campobasso sul pendio di un piccolo monte e in forma di un bel anfiteatro in larga ed amena pianura si estende. Oggidì vi sono 12 locande laddove 10 anni fa non vi erano che 4 miserabili taverne. Vi sono 2 pubbliche scuole, una di lettere che dicono sì umane, l'altra di leggere, di scrivere e di abaco. Amatela dunque, o giovane. A voi soltanto ardisco dar consigli. Amate la nostra terra natale. Amatela benché modesta. Amatela perché modesta. Tenete sveglio deliberatamente in voi l'affetto per ogni sua gloria passata, per ogni sua benemerenza presente, per ogni sua speranza futura.